Eccomi qui nella mia pausa caffè che volevo parlare agli acquirenti. Sì, perché noto che in questo periodo c'è la voglia, la ricerca dell'appartamento, della casa e quindi volevo darvi due consigli. Primo consiglio, verifica sempre che la persona che ti sta seguendo sia un agente immobiliare regolarmente iscritto alla Camera di Commercio. Eh sì, perché per fare questo lavoro bisogna avere delle abilitazioni e bisogna ovviamente essere assicurati. Cosa molto importante, perché ricordati, se pensi che un agente immobiliare ti costi, non hai idea di quanto ti può costare un abusivo. Secondo, molto importante, verifica con la tua banca o un mediatore creditizio qual è la tua potenzialità finanziaria per comprare un appartamento, perché spesso magari uno va in giro, guarda, vede l'appartamento, decide anche di acquistarlo, fa una proposta o un preliminare condizionato all'ottenimento del mutuo e poi le sorprese ovviamente possono esserci quali? Magari non hai la disponibilità economica per acquistare quell'immobile e abbiamo perso tempo tutti quanti, ma in primis tu e ti sei anche illuso. Quindi vai da una banca, magari la tua che ti conosce, oppure chiedi una consulenza a un mediatore creditizio. La consulenza iniziale è sempre gratuita, per cui magari senza perdere tanto tempo puoi anche chiamare noi come agenti immobiliari, conosciamo vari mediatori creditizi che possono darti una consulenza dove è il tuo budget, ossia qual è la cifra minima e massima che tu ovviamente puoi spendere e da lì dopo possiamo guardare tutti gli immobili che tu hai piacere di visionare e potremo fare, che ne so, anche un'eventuale offerta sicuri di poter chiudere l'affare in tempi brevissimi. Se stai cercando casa, io ho l'agenzia Volpago in via San Pio X e se stai vendendo casa, vendi casa con me.